Karate, oro per Sara Battaglia ai campionati del Mediterraneo in Montenegro. Judo, Gran Prix a Zagabria per Regis e Marconcini, medaglie di bronzo. Lotta, conclusi i mondiali in Uzbekistan, le vittorie per Iran, Russia e Giappone. Judo, la Toscana, prima follonica nell'Open Master d'Italia. Benvenuti a Philcam News, apriamo con il grande risultato di Sara Battaglia in oro ai 23esimi campionati del Mediterraneo di Karate svolti a Bar, in Montenegro. L'azzurra ha conquistato la vetta del podio nel kata individuale imponendosi sull'egiziana Sara Sayed, la turca Dilara Bozan in finale sull'egiziana Gamaliden Salamamai. Ascoltiamola, Sara Battaglia. Una bella sensazione, comunque era una gara con delle nazioni emergenti come Egitto, Turchia, quindi anche se non è stata una gara molto lunga e numerosa, cioè non c'erano un grande numero di atleti, però è stata comunque impegnativa. Poi era un po' di tempo che non affrontavo un tatami da sola, ma sempre ultimamente con la squadra, quindi mi sono rimessa alla prova, mi sono rimessa in gioco, sono riuscita a vincere questa gara, quindi sono molto molto felice. La voglio dedicare a tutti quelli che hanno continuato a credere in me nonostante tutto, nonostante diverse cose, quindi alla mia famiglia, fidanzato e al gruppo sportivo che comunque mi sostiene, ogni giorno mi sostiene e mi dà la possibilità di potermi sempre allenare. Ai campionati del Mediterraneo anche Michele Giuliani porta in alto il nome dell'Italia, l'atleta pugliese delle Fiamme Gialle conquista una meritata medaglia d'argento nei 60 kg nel kumite maschile, un oro e un argento quindi che hanno impreziosito e affermato l'importanza della nostra federazione. Infatti, durante le elezioni delle federazioni del Mediterraneo sono state rinnovate e consolidate le posizioni della dirigenza italiana. Presidente onorario Giuseppe Pellicone, vicepresidente Sergio Donati, responsabile ufficiale di gara Giuseppe Zaccaro e responsabile scientifico e per la ricerca Pierluigi Aschieri. Passiamo al judo con il resoconto della compagine azzurra al Gran Prix di Zagabria. Medaglia di bronzo per Andrea Regis nei 73 kg e Matteo Marconcini negli 81 kg. Per quest'ultimo, gara particolarmente brillante, che ha sconfitto per Ippon Alen Abrahamanian e Zridan Mravljevic, per Yuko Jakub Kubienec e per Wasari Murat Kabashirov, per poi arrendersi in semifinale a Travis Stevens e aggiudicarsi il terzo posto per Ippon ai danni di Asaf Chen. Il percorso di Andrea Regis è stato invece caratterizzato dalle vittorie su Peter Scharinger e Kiyoshi Uematsu. Poi, dopo la sconfitta con Nicolas Del Popolo, vittoria su Leandro Cugna ed infine per la medaglia di bronzo, successo di Regis sull'azzurro Maddaloni. Quinto posto quindi per Marco Maddaloni a Zagabria, oltre a quello di Edvige Wend nei 63 kg, di Carmine Di Loreto nei 60 kg, di Odette Giuffrida nei 52 e di Valentina Moscat nei 48 kg. Per la lotta parliamo invece dei mondiali seniores svolti a Tashkent in Uzbekistan. Tutti lontano dal podio, gli azzurri in gara, ma si è assistito ad un grande spettacolo con grandi campioni che hanno confermato il loro talento. Una per tutti, la brillante pluricampionessa giapponese Saori Yoshida, che con questo mondiale ha raggiunto un risultato da record. 12 titoli ridati, ai quali aggiungere 3 titoli olimpici. Insieme a Kaori Icho, 9 volte campionessa del mondo, ha guidato la squadra nipponica sul gradino più alto del podio nella femminile davanti a Russia e Stati Uniti. Nella greco-romana si aggiudica il medagliere l'Iran su Russia e Turchia, nella lotta libera invece cambio al vertice con la Russia prima sull'Iran e la Turchia sempre al terzo posto. Ancora per il judo si è svolta a Follonica la 6ª edizione dell'Open Master d'Italia, dove la Toscana è salita sul gradino più alto del podio, a seguire il Lazio e la Lombardia. È stata un'edizione che ha registrato la partecipazione di 140 atleti appartenenti a 30 fra team e rappresentative, dando vita a 2 competizioni, una individuale e una a squadra. Questi i prossimi appuntamenti, entrambi per il judo, dal 19 al 21 settembre, il campionato europeo juniores a Bucarest
il 20 e 21 settembre il campionato mondiale di Qatar a Malaga. Appuntamento alla prossima settimana con Filcam News.